Avevo circa 6 anni quando ho fatto il mio primo viaggio ufficiale. Sono andato con mio padre e il nonno Sinclair su al Polo Nord. È stata una destinazione veramente fantastica. Ma la cosa più bella di ciò è che stavo per passare molto tempo con mio padre. Adottavo, lavorava troppo duramente. Un giorno eravamo in allarme, nel punto più a nord del Canada, nell'installazione militare scientifica. Sembravano praticamente costruzioni di capannoni e magazzini bassi. Per essere onesti, avevo 6 anni. Non avevo fratellini con cui poter giocare. E cominciavo ad annoiarmi col papà che continuava a fare un sacco di lavoro. Ricordo un gelido pomeriggio spazzato dal vento artico, quando mi hanno impacchettato dentro una jeep per fare una veloce missione segreta speciale. Ho immaginato che alla fine sarei arrivato al motivo dell'esistenza di questa base artica di alta sicurezza. La base. Era esattamente così. Viaggiamo lentamente, superando e passando le costruzioni che erano tutte molto grigie ed esposte al vento. Una volta girato l'angolo, arrivammo ad una rossa. Ci fermammo, scesi dalla jeep e calpestai la neve fino all'ingresso principale. Mi dissero no, vai alla finestra. Salì sul cumulo di neve spingendomi fin sopra la finestra. Strofinai la mia manica sul vetro ghiacciato per vedere dentro e i miei occhi si adeguarono al blu. Vidi una figura piegata sopra i diversi tavoli che apparivano molto disordinati. Indossava un vestito rosso con rifiniture bianche. E da questo allora ho iniziato a capire quanto potente e magnifico era stato mio padre. Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso il link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio a colori solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore, ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento.